Nelle ultime ore, Daniele De Bosis ha condiviso un momento di forte emozione sui social, esprimendo le sue difficoltà attraverso un video in cui appare in lacrime. L'ex partecipante di Temptation Island ha raccontato alcuni eventi recenti che hanno segnato profondamente la sua vita. Ecco cosa ha rivelato. Lo sfogo di Daniele De Bosis, ex volto di Temptation Island. Chi ha seguito le edizioni passate di Temptation Island, ricorderà sicuramente Daniele De Bosis e la sua ex compagna, Vittoria Egidi. La coppia ha partecipato alla 10ª edizione del programma e, dopo una serie di vicissitudini, ha deciso di separarsi durante il falò di confronto. Nel corso del loro percorso, entrambi si sono avvicinati ad altri partecipanti. Vittoria ha avuto un momento di intimità con Edoardo Coriano, mentre Daniele ha mantenuto una conoscenza più superficiale con Benedetta Pascali, senza mai andare oltre. Di recente, Daniele è tornato a far parlare di sé, pubblicando una storia su Instagram che ha attirato l'attenzione dei suoi follower. Nella foto condivisa, Daniele appare in lacrime e confessa di attraversare un periodo difficile che dura ormai da mesi. Da 9 mesi vivo in questo stato. Da oggi inizierò un percorso di rinascita. Lo devo a me stesso. A volte mi rendo conto che, nonostante non mi manchi nulla, finisco per soffrire a causa della mia sensibilità, bontà e premura. Cambierò. È una promessa. Le minestre riscaldate non sono mai buone. Il riferimento alla minestra riscaldata non è del tutto chiaro, lasciando spazio all'interpretazione. Potrebbe riferirsi a una situazione sentimentale o forse al suo modo di essere. Tuttavia, ha risposto a un fan con la certezza di non voler tornare con Vittoria.